olympijskou medaili v Soulu. Měří 184 cm. Je ricordata la medaglia olimpica. 45 zápasů, z nich 40 vyhrál a 28krát to bylo KO. Quella di Seul. WBO, lehké a super lehké váhy. Stato campione italiano Giovanni Parisi, il 28 settembre 91. A Veroli, KO alla seconda ripresa su Stefano Cassi, campione WBO dei leggeri, quando ha battuto per KO tecnico la decima ripresa Xavier Altamirano il 25 settembre del 92, e poi è stato campione invece per i super leggeri dopo il primo tentativo con Chavez per la WBC, è riuscito con Sammy Fuentes il 9 marzo del 96 al Palalido per la sigla WBO. Il suo obiettivo vorrebbe essere proprio quello anche di arrivare ancora lassù fino alla chance di un titolo iridato, ma prima il titolo europeo con Frederik Klose. Klose che ha affrontato Lauri vincendo il match. Ma intanto siamo al primo round. Praticamente questa è la sfida che apre una riunione lunghissima, incontro programmato per un orario insolito per Giovanni Parisi. Questo è un altro elemento che bisogna considerare per quanto riguarda il suo ritorno. Giovanni Parisi con i pantaloncini color ocra, pantaloncini scuri invece per Lubomir Weiss. Giovanni Parisi che ha dovuto anche sottoporsi ad una dieta per smaltire i chili in eccesso accumulati in questo periodo precedente, evidentemente fino a Natale addirittura pesava più di 80 kg. Alle operazioni di peso ha fatto segnare 66,6 kg rientrando nella categoria. Cerca con il jab, chiaramente cerca soprattutto di verificare le condizioni, le sue attuali condizioni. Si è allenato con Stefano Zoff, che ormai ha abbandonato l'attività, si è allenato sottoponendosi ad un raduno a Valbruna, proprio nella casa scelta da Stefano Zoff tra Austria e Slovenia, in posti veramente tranquilli. Per il momento si limita a muoversi Giovanni Parisi. Inutile star qui a sottolineare che Weiss affronta l'avversario più importante della sua carriera. In avanti due volte con il destro. Parisi che ha soprattutto l'esigenza di anche incassare i colpi. Ha tenuto a sottolineare che lui non torna sul ring perché ha bisogno di soldi, come magari è successo alla maggior parte dei pugili, che non ha saputo dire di no anche per ragioni economiche. L'esempio più eclatante è quello sicuramente di Tyson, costretto a combattere perché inseguito da tutti coloro che vantano nei suoi confronti ancora dei crediti. Con il jab è Parisi. Manda a vuoto Weiss. Qualcuno potrà anche sottolineare come ci sia, tanto il sinistro di Weiss, ci sia differenza dall'approccio al rientro sul ring da parte di pugili come soprattutto della Hoya. Freitas ha avuto due match di avvicinamento prima di tornare a combattere, sono i due esempi probabilmente più importanti, anche perché si tratta dei due pugili che hanno forse le maggiori chance di davvero tornare a dire qualcosa di importante. Però ci sono degli obiettivi che sono già scritti, è inutile pensare di salire sul ring immediatamente, affrontare così un impegno importante, anche perché Parisi
stato sconfitto, lo ricordo, il 29 maggio del 98 da Carlos Gonzalez a Pesaro, capo tecnico della nona ripresa, quando ha ceduto il titolo che deteneva dei super leggeri. Poi ha continuato a combattere per arrivare ad un'altra chance mondiale a Reggio Calabria, WBO dei Welter, quindi nella terza categoria praticamente, dove è stato però battuto per KO al quarto round da Daniel Santos. E da lì poi, insomma, la sua carriera si era fermata. Intanto parte il secondo round sul ring della Saska Arena di Praga, dove Parisi affronta Lubomir Weiss. La categoria è sempre quella dei Welter e ricordo che è tornato a combattere in un primo momento con Miguel Angel Peña al Pentagono di Bormio, che è stata poi trasformato anche come sala stampa per i mondiali di Scialpino del 2005. Ha vinto in 8 riprese, poi altro stop prima di combattere con Luis Mimun il 12 marzo del 2005 al Mazda Palace di Milano. E lì sembrava poter riprendere a pieno ritmo, invece così non è stato per un altro problema fisico. Tanto vedete, proprio sullo sfondo in seconda fila c'è uno dei due personaggi che ha sempre creduto e crede nelle possibilità di un ritorno proprio di Giovanni Parisi, che è Andrea Locatelli, insieme a il manager Salvatore Cherchi, hanno organizzato il calendario proprio di Giovanni Parisi per la primavera estate. Sta cercando soprattutto, ripeto, di avere sensazioni, di verificare i riflessi. 1-2 di Parisi, che accompagna sempre con la voce i suoi colpi. Prova il sinistro al fegato e invece è andato un po' troppo sotto, si scusa con l'avversario, sempre molto corretto Giovanni Parisi. Senza dubbio bisogna considerare il valore dell'avversario, serie a due mani di Parisi. Ancora al sinistro, molto buono questo colpo di Parisi. Serie di finte, ancora con il sinistro, prova a reagire Weiss. Deve avere quantomeno la possibilità davvero di star bene fisicamente. È chiaro che a 38 anni e mezzo praticamente non è una cosa, insomma, facile come lo è quando sei più giovane. Intanto il fatto che abbia alzato i guantoni è proprio forse un segno anche di gradire le sensazioni che ha avuto in questo secondo round. Non avrebbe neanche tanto senso comunque sia il fatto di disputare troppi match di avvicinamento, ma se la sente e c'è questa chance per l'europeo, perché no, insomma. Marco Car Styling, Autodrat SRO, Aradia B, City, Kiss a Ponton. 1-2, perfetto quello che ci ripropone il rallenti di Giovanni Parisi. Couches out please. Secondanti Ventrigo. Sono anche i figli che accompagnano la Seti Colo, round number 3. La sua dolce metà. Terza ripresa per match Pesi Welter. Giovanni Parisi con Lubomir Weiss. Ancora con il destro Parisi. Oh,
Il suo obiettivo è la corona dei Welter, che adesso appartiene a Frederic Clauss, che ha avuto la meglio. Un match che ho potuto seguire contro proprio Antonio Lauri, pugile che fa parte della stessa scuderia di Giovanni Parisi. Ha provato il montante sinistro Parisi, destro e sinistro, poi ancora a sinistro di Parisi. Sicuramente ha bisogno di trovare il ritmo proprio di un match, dell'intensità, però ci sono chiaramente dei retaggi, ricordi del Parisi che ha regalato tanto al pugilato. Comunque il ritmo non è malvagio, certo non si muovono molto sulle gambe, l'avversario è quello che è, ripeto. Con il montante destro due volte Parisi. Lancio sinistro e montante destro di Parisi. Sinistro e destro ancora. Qui finta, manda a vuoto l'avversario e poi rientra con il sinistro. Parte con il diretto destro. Chiaro che si tratta di un allenamento ufficiale, diciamo così, per Giovanni Parisi, che prova i colpi, prova le sensazioni, prova anche le sue reazioni ai colpi dell'avversario in quello che comunque è un incontro, in una riunione in cui gli organizzatori hanno saputo, tra l'altro per un noi la proponiamo in differita, ma è una riunione che programmata per il martedì, il contesto sembra quello del fine settimana, del classico sabato, e invece no, davvero molto, c'è anche un contatto, una testata, davvero molto bravi gli organizzatori a allestire questo contesto. Alza le mani, la cintura sotto, tanto qui Salvatore Cherchi segnala che in buona sostanza si copre proprio il suo avversario perché ha sentito i colpi sotto. Round number 4, siamo alla quarta ripresa delle 8 previste, incontro dei pesi welter che di fatto apre la riunione della Saska Arena di Praga, dove Giovanni Parisi torna a combattere a distanza di 15 mesi praticamente, poco meno di 15 mesi rispetto all'ultimo match. Direi che si può considerare, dopo quel match del 29 luglio per il mondiale WBO dei welter con Santos a Reggio Calabria, in meno di 6 anni ha combattuto praticamente, questo è il terzo incontro ed è anche il terzo tentativo di ritornare. Con il sinistro Lubomir Weiss, pantaloncini neri. Con il destro il suo avversario si fa sentire, adesso il pubblico quasi lo incoraggia. Weiss è slovacco, stessa nazionalità della sua compagna. Intanto il diretto destro di Weiss, a cui ha reagito comunque subito Parisi. Oh,
con colpi singoli Lubomir Weiss, ancora con il sinistro, poi il destro, sembra aver preso un po' di coraggio l'avversario di Giovanni Parisi, ancora con il destro. E adesso è lo stesso Parisi che invita l'avversario a farsi sotto, toccandosi proprio la mascella con le guance, con i due guantoni. Adesso si muove un po'. Prova il montante destro con uno dei suoi flash. Calcio sinistro, cerca di prendere il tempo, ancora bravo di rimessa, poi lavora molto bene al corpo, insomma tecnicamente non si può dire un granché, chiaro, non è a livello fisico probabilmente ancora pronto per 10-12 riprese soprattutto intense con un avversario che punta in quell'incontro a conquistare un titolo come un europeo, però ha ancora più di due mesi prima dell'eventuale match con Klose. Tanto c'è stato un buon destro da parte di Lubomir Weiss, una buona quantità di colpi comunque portati in questo match. È un po' fermo sulle gambe Parisi, ma ci può stare. Tak já využiju toho, že tento duel je až na 8 minutových kol vypsán, pokud samozřejmě bychom dodrželi všechno, tak ještě jednou konkrétní informace o obou boxerech. V rohu modrém, tady je 27-letý slovenský boxer, který, jak se říká, měří 180 cm, má za sebou zatím v profi kariéře 10 duelů, z nichž 3 vyhrál. A jeho trenérem je Vlado Vardeghi. Takže v rohu modrém slovenský boxer Lubomír Croato, giovane, interessante, per un titolo intercontinentale dei super belter conecni, avversario, lo ricordo, della Repubblica Ceca, avversario di Michele Piccirillo a Bergamo per il titolo europeo. È stato uno degli incontri più belli che ha visto coinvolto sicuramente un pugile italiano in questa stagione. Tanto siamo arrivati alla quinta ripresa sul ring di Praga, dove torna a combattere Giovanni Parisi a meno di 15 mesi di distanza dalla sua ultima apparizione al Mazda Palace di Milano. Pantaloncini color ocra per Giovanni Parisi, pantaloncini scuri per Lubomir Weiss, slovacco. Con il gancio sinistro Parisi, ancora buono il sinistro al fegato, insiste, reagisce con il montante destro e il diretto destro, poi Weiss, si affrontano a viso aperto, adesso sta forzando Parisi. Comunque è un incontro gradito parte del pubblico, non lo era all'inizio, adesso anche per il pubblico si è fatto più interessante. Qui insiste con la guardia destra Parisi, ancora con il sinistro, peraltro tiene abbassate le braccia Giovanni Parisi, ricordo 38 anni passati, 38 e mezzo quasi, davvero lui come probabilmente soprattutto Gianfranco Rosi, dobbiamo ricordare, davvero esempio di longevità, anche Rosi ha ambizioni importanti. Tocca con il corto destro Lubomir Weiss, insiste al corpo Parisi, capisce il momento di difficoltà forse di Weiss e lo insegue. Tutto sommato mi sembra comunque sia stato un allenamento proficuo quello di Parisi, perché ha portato tanti colpi. Ancora.
poi è anche un discorso di motivazioni, comunque sia, sai che è un allenamento ufficiale, ripeto, io lo chiamo così, ma lo si può definire in altri modi, insomma, un match di preparazione, come volete, non è un match che vale un titolo, per cui ci sta anche che ci sia questo approccio da parte di Giovanni Parisi, che oltretutto non è abituato a combattere, perché l'ho già detto, negli ultimi 6 anni lo ha fatto 3 volte, o se volete negli ultimi 5 anni e mezzo, però ripeto, tanti colpi in un altro match più importante dovrebbe selezionarli di più chiaramente. Zasloužený potlesk pro oba boxery, mají za sebou 5 z 8 možných kol, za malý okamžik tedy půjdeme do kola 6. Sovesero poi non si è tirato indietro. Teď borce v rohu červeném, tam vidíme tedy 38-letého italského boxera, který jak jsem říkal, už v roce 1988 vybojoval na olympiádě v Soulu zlatou olympijskou medaili. To bylo samozřejmě mezi amatéry. V profiringu se pak může pochlubit hned dvojnásobným titulem WBO lehké a superlehké váhy. Jinak v profiringu má 45 zápasů, visto portare il montante parte di Lubomir Vajs. Couches out please, secundanti, fans ringu, dámy a pánové, ring warning pro 6. kolo, round number 6. Siamo arrivati alla 6ª ripresa delle 8 previste sul ring di Praga. Al rientro Giovanni Parisi, pantaloncini color ocra, come ha ricordato ancora una volta il ring announcer, campione olimpico, 2 volte campione del mondo, a fronte a Lubomir Vajs. Ci sono stati momenti di buona intensità, difficile aspettarsi nulla di più, soprattutto in un contesto del genere. Quello quadrato Salvatore Cherchi. Bravo Gio, dai. Sentiamo anche, bravo, i commenti quello, proprio del suo clan, oltre che di Salvatore Cherchi. Parte da lontano con il destro. Non aveva fretta. Bravo. Si muove comunque abbastanza bene sul tronco, riesce a schivare spesso un avversario modesto in termini di record, insomma lo dice anche il suo palmarès, però si muove abbastanza bene, insomma, direi Parisi. Così sinistro al corpo, poi non si sono mai fermati, l'arbitro praticamente mai dovuto intervenire, quindi le riprese scorrono abbastanza. Ancora con il sinistro Parisi, dalla corta distanza non vuole mollare l'avversario. Non ho capito cosa è successo, ma forse la mano, se ha avuto in passato diversi problemi alla mano, forse un contatto, infatti forse per quello che si è messo in guardia a destra per non utilizzare proprio il destro, se fosse anche così, tanto insiste con il sinistro e l'avversario in difficoltà, interviene l'arbitro che decreta la fine del match, ha portato molti colpi, ripeto, Parisi. È venuto l'arbitro a fermare il match, deve aver avuto un problema alla mano destra, altrimenti non si sarebbe messo in maniera così plateale in guardia destra Parisi. Quando forse ha provato a portare un destro, ha avuto forse ha sentito un male, dolore, probabilmente già prima gli è capitato. Vedete come tiene il destro, è abbastanza inconsueto per un pugile che non è mancino. Poi ha scaricato ripetutamente il gancio sinistro e ha chiuso il match. Speriamo che il problema alla mano non lo condizioni nelle prossime settimane, che sarebbe un altro contrattempo. Comunque si è mosso tutto il suo clan, soprattutto vedere il medico che l'ha sempre seguito, il dottor Ireneo Sturla,
oltre a Locatelli, Salvatore Chierchi che vediamo inquadrato adesso, sua famiglia con Silvia. Tak dámy a pánové, za námi je druhý duel dnešního gala večera. Určitě můžete zatleskat oběma boxerům, kteří se představili v tomto duelu. Beh, comunque direi che a parte spero che non sia importante il problema v šestém kole. A la mano. Po 2 minutách a 26 vteřinách Ital, kterým je direi che può essere soddisfatto Giovanni Parisi, che vince per KO tecnico alla sesta ripresa. Per lui è il 29esimo successo prima del limite della carriera, 41 vittorie in 46 match. E allora lo attendiamo ai prossimi appuntamenti, intanto gli diamo il bentornato. Un campione così importante come Giovanni Parisi, è tutto per quanto riguarda il match di Praga. Un saluto da Dario Puppo.